Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, sono Antonio Conte e niente, faccio questa esplicita richiesta a Steven Zhang, mio carissimo amico da una vita, ecco, sotto tutti i punti di vista. Dopo la disfatta di ieri, insomma, volevo motivare, insomma, questa sconfitta con il Bologna, che è immeritata comunque sotto tutti i punti di vista. Volevo dire a Mr. Zhang che l'Inter ha perso, non, sicuramente non per colpa di Conte Antonio, ecco, perché è il numero uno nel mondo, insomma, come allenatore. Volevo dire che mancava Messi, mancava pure Neymar e Mbappé, ecco, e se cortesemente mi può acquistare questi tre calciatori per la prossima stagione, altrimenti io non posso andare a mangiare in un ristorante da 100 euro con 10 euro, ecco, e siamo sempre alle solite, comunque vale io. E poi è un'altra cosa, insomma, la mia professionalità, sto vedendo che, insomma, non vale solo 11 milioni, ma volevo chiedere un aumento di stipendio, perché io, essendo il numero uno in the world, probabilmente merito un po' di più, perché già allenare questi pseudo giocatori, insomma, dell'internazionale FC è già tanto, insomma, che Antonio Conte ha fatto quello che ha fatto. E abbiamo perso contro il Bologna, ripeto, perché mancava questi tre giocatori che probabilmente servono per dare quella marcia in più alla squadra di Antonio Conte, che punta sempre al massimo, al top, ecco. E volevo dire a Zhang se mi compra questi tre giocatori, per cortesia, Antonio Conte sta piangendo, Antonio Conte è andato in depressione. Antonio Conte pensava di trovare una società seria, pensava di trovare dei calciatori seri, pensavo di trovare dei campioni, invece ho trovato delle pippe, ma che colossali! Mi serve Mbappé, voglio Messi, voglio Neymar, voglio questi calciatori, insomma. Tutto qua non mi sembra di chiedere tantissimo. Non mi sembra di. Tutti contro Antonio Conte sono. Tutti contro Antonio Conte. Antonio Conte è il numero uno, resta il numero uno, Antonio Conte. Volevo fare questa semplice richiesta. Se il presidente l'accoglie, sarà l'uomo più felice del mondo, insomma, ecco. Prometto, ecco, questa è una promessa che voglio fare a tutti i tifosi dell'internazionale, che se il presidente mi asseconda su queste richieste, insomma, con Messi, Neymar, Mbappé, io vi prometto che arriverò in zona Champions League.